Santuario della Beata Vergine di San Luca. Non un santuario, ma un vero e proprio luogo di pellegrinaggio, costruito alla fine del XII secolo. La storia narra che la Madonna, dipinta su di una semplice asse di legno, arrivò a Bologna grazie ad un eremita greco. Egli, entrato per pregare a Santa Sofia di Costantinopoli, notò questa icona e venne attratto dai suoi bellissimi occhi. Così si accorse anche della scritta sopra riportata. Questa è opera di San Luca e deve essere portata nella chiesa a lui dedicata, situata sopra il Monte della Guardia e lì collocata sopra l'altare. Il religioso si informò su questo monte e gli venne risposto che nonostante le ricerche, esso non era mai stato trovato. Così si prese l'onere di cercarlo, per trovare la casa di quella Madonna che tanto gli aveva colpito il cuore. Fu così che a Roma incontrò un sacerdote bolognese, che sentendolo parlare di Monte della Guardia, lo informò che proprio a Bologna esisteva un colle che aveva quel nome. Su di esso una semplice devota di nome Angelica aveva fatto costruire una chiesetta dedicata a San Luca. Ecco la collocazione definitiva dell'icona bizantina. Era l'anno 1200 e da quel momento la Madonna è sempre rimasta a vegliare sopra la città delle torri. Il suo lungo portico di 3 km e mezzo è il più lungo porticato al mondo. Ha 666 arcate che lo compongono. Ebbene sì, 666, come il numero del diavolo. La sua forma a serpente che sale il monte rappresenta il demonio sconfitto e schiacciato sotto i piedi della Madonna. La leggenda narra che nel 1433 la primavera fosse davvero molto piovosa e che tutta quell'acqua stesse rovinando i raccolti, causando carestia. Si decise quindi di richiedere la grazia, portando l'immagine della Madonna nella basilica principale della città, in modo che tutti potessero accedervi e pregare. Non appena essa varcò i confini di Bologna, la pioggia cessò totalmente. È un simbolo inconfondibile e lo vedi già da lontano. Chiunque sia nato a Bologna può confermarlo. Quando vedi San Luca, sei arrivato a casa.